Il cantiere è partito venerdì mattina in via delle sorgenti a Statte. Si tratta di interventi di messa in sicurezza dei corpi idrici e di raccolta delle acque pluviali, finalizzati ad evitare allagamenti e incidenti a causa di pioggia o temporali. Le risorse utilizzate derivano dai fondi POR 2014-2020 per la tutela dell'ambiente e la promozione delle risorse naturali e culturali. Questo è un primo stralcio che vedrà via delle sorgenti e via dei caduti in guerra. Poi ci sposteremo sull'altro troncone che è adiacente alla ferrovia e arriveremo fino a via Vaccai. Questo permetterà di non far scorrere più fiumi di acqua che scendevano da questi due corsi qua e quindi aiuteremo la gente a stare più tranquilli e ad avere noi massimo rispetto della gente. E grazie a Vera Corbello, il commissario del CIS, abbiamo pronti un altro 1.600.000 euro già finanziato, dove stiamo andando già avanti con la progettazione. Là raccoglieremo tutte le acque che scendono dalla zona San Girolamo. La burocrazia purtroppo è quella che ci fa perdere del tempo. Questo è un lavoro da 2 anni che l'abbiamo messo in cantiere e finalmente vediamo la luce. L'unica cosa che non manca a questo comune sono i fondi che siamo riusciti a reperire in corso degli anni, che non è una cosa facile. Avuti i fondi, adesso stiamo passando alla progettazione. Apriremo altri 2-3 cantieri il mese prossimo e quindi l'augurio è che questo paese ritorni ad essere la collina ridente di tanti anni fa.